Stuart, erede al trono d'Inghilterra, e Tom, figlio di un povero mendicante, sono nati nello stesso giorno e si somigliano molto. All'età di 10 anni i due bambini si conoscono e decidono di scambiarsi i vestiti per gioco. Ma il principe Edward, a causa del suo atteggiamento, viene picchiato da Canty, il padre di Tom. Tom, a sua volta, afferma di non essere il principe, ma nessuno a corte gli crede e molti sospettano che sia impazzito. Enrico VIII, re d'Inghilterra e padre di Edward, muore. Quel giorno il vero principe corre al palazzo reale, ma, vestito com'è da mendicante, non riesce ad entrare. Adesso ti sistemo io! Ehi, aspetta, amico! Lasciami! E tu chi sei? Sono Miles Hendon, un povero cavaliere! Beh, ora lasciami, hai capito? D'accordo, ma non devi maltrattare quel bambino! Di che ti impicci? Questo è mio figlio e posso trattarlo come voglio! No, non sono suo figlio, io sono il principe Edward, credetemi! Ancora questa storia, non vuoi capire che il principe Edward è nel palazzo reale? No, non è vero, quello è il figlio di un mendicante, ve lo giuro, non è il vero principe! Come osi dire che non è il vero principe? Te ne pentirai! Scappa, ragazzo, su! No, io sono il principe, devo entrare nel palazzo! Ehi, sei proprio un testardo! Ehi, lascialo stare! Lasciami, dove mi vuoi portare? Io sono il principe Edward e devo ritornare al palazzo reale! Lasciami, mettimi giù, t'ho detto! Lasciami! Come? Io sarò il re d'Inghilterra! Certo, ora che re Enrico VIII ci ha lasciati, che Dio l'abbia in gloria, suo figlio Edward prenderà il suo posto. Voi siete il nuovo re d'Inghilterra, caro principe! Io il nuovo re d'Inghilterra! Dunque vi prego di consegnarmi il sigillo per i documenti del funerale di Enrico VIII. Il sigillo? Non so nemmeno cosa sia! Ma come? Il sigillo del regno d'Inghilterra? È impossibile che non riusciate a ricordarvene, Altezza! Ve lo giuro, non so nemmeno che cosa sia questo sigillo! Ma dovete sicuramente averlo voi! Sua maestà Enrico VIII ve l'aveva dato, non ve ne ricordate? Come posso saperlo? Io non sono il principe Edward, sono un povero mendicante! Oh, Altezza, ancora questa storia, non riesco proprio a capirvi! Oh, Edoardo, che terribile disgrazia si è abbattuta sulla nostra famiglia e sul nostro regno! Ma ora voi sarete il re e prenderete il posto di nostro padre. Ma voi chi siete? Non vi conosco. Oh, Edoardo, non ricordate più il viso di vostra sorella? Oh, ma vi capisco, fratello caro, siete troppo addolorato per la morte di nostro padre e vi siete dimenticato anche di me. Avete ragione, principessa Mary, il re è molto stanco e molto addolorato, vi capisco bene, maestà. Ma no, vi sbagliate, io non sono il principe. E così Tom, da povero mendicante qual era, si trovò all'improvviso ad essere il re d'Inghilterra. In quello stesso momento, in una locanda, il vero principe Edward stava raccontando a Miles Hendon la sua incredibile storia. Sì, ho capito tutto, ma è inverosimile. Questo significa che non mi credi, vero? È difficile crederti. No, ecco, vedi, purtroppo non c'è nessuna prova che dimostri che sei il vero principe. Io ho capito solo una cosa, tu non sei figlio di quell'uomo, perché se tu fossi il suo vero figlio, quando quella guardia ti ha picchiato gli avresti certamente chiesto aiuto. Coraggio ora, lavati la faccia. Ma io non ne sono capace. Tu non sei capace di lavarti la faccia? No, mi hanno sempre lavato i valletti del palazzo. Ti insegnerò io, coraggio. No, no! Come osi, insolente, ti farò punire per questo. Non continuare a brontolare, sta fermo. Perché non mangi? Non hai fame? No, purtroppo non ho denaro. Ti piace? È molto buona. Dice di essere un principe, ma se trova buona questa roba, deve essere senz'altro di una famiglia molto povera. Al palazzo ci sono gli assaggiatori che controllano che il cibo non sia avvelenato, così quel che mangio è sempre freddo. Davvero? Potete passare. Sì, va bene. Sono d'accordo. Non voglio che assaggiate il mio cibo. Non temo il veleno. Non è possibile.
possibile, maestà. È la regola, eh. È la regola, è la regola. Sono stanco di queste regole. Oh! Quell'acqua serve per lavarsi le dita, maestà. Comunque è sempre acqua. Oh, sì, è vero, Vostra Altezza ha ragione, sì, sì. E così tu hai trascorso 7 anni in prigione. Raccontami la tua storia. Sai, avevo un fratello minore, Hugh. Eravamo insieme in battaglia in Francia. Io avrei dovuto attaccare i nemici di fronte, mentre mio fratello li avrebbe assaliti di fianco. Sferrai l'attacco con i miei soldati, ma al momento stabilito Hugh non si fece vedere. Lottammo disperatamente, sperando che i rinforzi arrivassero da un momento all'altro. Però i nemici erano troppo numerosi e così io fui catturato. Sono stati 7 anni più duri della mia vita. Per questo ora voglio tornare al castello a vivere un po' in pace. Ma che fai? Come osi sederti alla presenza del tuo re? Eh? Alzati subito! Ah, ti chiedo scusa, non ci avevo pensato. Su, coraggio adesso, è ora di andare a dormire. A letto, sveglio. Sogni d'oro, maestà. Questa è bella. Non posso nemmeno più sedermi adesso perché lui è il re. Speriamo che si addormenti in fretta. Non so cosa pensare. Crede davvero di essere il principe Edward? E forse lo è. Dove sarà il principe Edward? Oddio, mia madre sarà molto preoccupata non vedendomi tornare. Ma ho deciso, all'alba fuggirò, non ho altra soluzione. Visto quest'uomo? Sì, l'ho già visto. Ah, Sua Altezza il principe Edward. Che cosa ha fatto quest'uomo? È accusato di aver avvelenato un uomo, mio principe. Ah, di aver avvelenato un uomo. Finalmente Tom lo riconobbe. Era l'uomo che 10 giorni prima i suoi amici avevano salvato mentre stava per annegare nel Tamigi. Sì, ho capito. E ditemi, quando avrebbe ucciso quell'uomo? Esattamente 10 giorni fa, maestà. 10 giorni fa? No, maestà, non è vero. Io non ho ucciso nessuno, ve lo giuro, è la verità. Ci sono testimoni che l'hanno colto in fallo? No, ma tutti dicono che è stato lui, mio principe. Ma voi avete delle prove contro di lui? No, maestà, però dal suo aspetto e dai suoi abiti si capisce benissimo che è un assassino. Come potete arrestarlo soltanto in base a dicerie senza prove? Liberatelo immediatamente. Subito, maestà. E ricordatevi che non potete giudicare un uomo dal suo aspetto, ma soltanto dal cuore. Oh, principe Edward, mi avete commosso. Oh sì, un meraviglioso atto di giustizia. Che cuore gentile, vi siete comportato davvero come un re, davvero. E così Tom perse l'occasione di scappare. No, non tenterò più di scappare. Aspetterò il ritorno del principe Edward. Intanto resterò qui e farò tutto il possibile per aiutare i poveri come me. Solo io posso farlo perché so bene cosa sia la povertà. Sì, credo che questo dovrebbe andar bene. Allora io mi prendo la spada. Sì, certo. Mi spiace, ma il ragazzo sarà contento. Ehi, ragazzo, guarda qui, ho un bel regalo per te. Guarda, ti ho comprato dei vestiti. Ho deciso di portarti con me nel paese dove sono nato. È molto bello, ti piacerà. Oh, ma allora non c'è, dove sarà? Oddio, dove può essere andato quel ragazzo? Ma avete visto quel ragazzo? Ma voi siete qui, allora non state male, vero? Come? È venuto un giovane, ha detto che l'avevate mandato voi e ha portato via il ragazzo. Com'è possibile? Sei proprio sicuro che Miles sia qui? Certo, siamo quasi arrivati. Stava molto male, sai, ti sta aspettando. Ragazzo! Ragazzo, dove sei, ragazzo? Ecco, è là in quella casa. Presto, vai da lui. Chi
sarà l'uomo misterioso che ha portato via Edward? Chi lo starà aspettando in quella casa? Sarà un amico del principe o sarà un suo nemico?